Oggi visitiamo il sondaggio 14. Sentiamo cosa ci racconta la squadra. Siamo nel sondaggio 14 che si trova a metà strada tra l'area di scavo principale e la provinciale Aurelia. Abbiamo aperto quest'area di scavo per verificare le ipotesi sulla topografia delle strutture romane e oltre a trovare molti indizi interessanti su come era fatto il cortile di accesso alla stazione di posta, abbiamo anche avuto delle bellissime sorprese perché tutta questa zona in età tardo antica era occupata da diverse sepolture. Per quanto riguarda il cortile dell'Amanzio, abbiamo avuto un problema in quanto il muro esterno del cortile a un certo punto si interrompe. Proprio per questo però si è rilevata molto interessante la stratigrafia, in quanto in poco spazio abbiamo avuto più unità stratigrafiche. Ci siamo approfonditi anche nel lato sud, proprio per vedere se il muro, che a un certo punto si era interrotto, avesse una traccia e quindi potesse darci informazioni riguardo la topografia e quindi la distanza, la grandezza del cortile. Una sorpresa che abbiamo avuto è quella che invece del muro abbiamo scavato un selciato che per adesso pensiamo essere una stradina di collegamento all'Amanzio. E nel sondaggio 14 abbiamo trovato un po' di sepolture e una l'abbiamo scavata per intero, una per metà, e di quella che abbiamo scavato per intero possiamo dire che è una donna. L'abbiamo scoperto tramite uno studio un po' accurato delle ossa e l'unica cosa è che tutte quelle che per ora abbiamo scavato sono senza corredo. Dell'altra invece abbiamo solo la parte inferiore del corpo, quindi i femori, le tibie, i piedi, anch'essa senza corredo, e comunque nel nostro sondaggio ce ne sono altre varie che però ancora non abbiamo scavato. Proprio perché la stratigrafia è complessa, posso ritenere questo saggio abbastanza massiccio da scavare. E siccome ci sono un sacco di morti, mi sono divertita parecchio a scavare qui.